inizio anno, fuori di testa. A gennaio li ha cambiati con quelli del Torino, tutti e tre in blocco, non c'era più niente, ed erano rimasti fuori. E quindi si è fatto la prima metà terrificante della Samp. Poi la Samp, un pochettino più o meno a livello difensivo, si è ripresa, e il Torino invece è calato. Gli è Però, andata. vabbè, se l'è cercata, eh. Capito. Allora vado a prendere il tema, visualizza modifica e lo prendiamo da qui. No. Iniziamo dalle sorprese. Da no, non voglio iniziare dalle sorprese. Iniziamo dai top. Iniziamo dai top. Ok. Andiamo al capitolo difesa. Quindi ragazzi, adesso parliamo un po' della difesa. Come posso dire? Ciao, ciao Lion, ben trovato, ben trovato. Benvenuto anche a te, Lion. Allora, qui avevamo le categorie a top, c'erano i quarti di finale, Cuadrado Bonucci, Cuadrado, Hernández Tomori, Hernández Dumfries Molina, Molina e Koulibaly Bremer, Bremer. Io Questi non li ho sono... visti, dico a tutti che io non li ho visti, cioè ho un messaggio di Luca su WhatsApp ma non lo trovo, quindi non li ho visti, non lo so chi ha vinto, quindi lo scopriamo insieme. Sì, lo scopriamo insieme. È ovvio che sul discorso legato a... Vai, Cuadrado sicuramente è meglio di Bonucci. Mi pare che non ci siano dubbi da questo punto di vista, anche se Cuadrado è un po' diminuito di rendimento rispetto a quello che ci si aspettava. Forse è stato anche pagato abbastanza, posso dire. Sì, è stato il flop dei top. No, aspetta, così non rende. Nel senso che sì, perché è stato molto più flop Gosens. Però diciamo che ha fatto meno di quello che ci si aspettava, rendendo comunque bene. Assolutamente. Poi su Hernández Tomori, anche Hernández secondo me ha fatto meno rispetto a quello che ci si aspettava. Secondo me Hernández e Cuadrado hanno fatto meno rispetto a quello che si aspettava. Come dicevo la scorsa settimana, Hernandez è migliorato come calciatore, ha perso qualcosa a livello di rendimento fantacalcistico. Ovviamente un giocatore non guarda sul campo, però effettivamente se guardiamo, mettiamo il focus lì, anche lui un pochettino ha perso. Come Cuadrado, che per il resto poi nella Juve è stato per mesi interi il migliore, se non l'unico salvabile. È vero, assolutamente. Aspetta, mettiamo qua. Mentre ecco, Dumfries Molina. Siamo lì. Diciamo che il sorteggio ha voluto che loro due si sfidassero. Diciamo che sono un po' i nomi nuovi di questa stagione al Fantacalcio come esterni. Ecco, un Dumfries Molina li paghi sicuramente meno di Cuadrado Hernández barra Gosens. E la rendita è stata migliore. Anche se c'era un bel hype su Molina, all'inizio anno. Vero. Sì, certo. È stato anche pompato assolutamente. Però sai, un conto poi effettivamente ci sono stati dei momenti un po' incostanti di Molina. Poi in altre situazioni è stato devastante. Però secondo me l'Udinese è cresciuta molto da un certo punto di vista. Vedi anche Udogi, che comunque vedremo successivamente, anche lui comunque, cioè, diciamo che Molina titolare comunque nella nazionale argentina, ha vinto comunque la Coppa Sudamericana. Udogi invece è un nome nuovo, anche perché all'inizio non era titolare, ricordiamoci sempre che il titolare era Strigger Larsen. Sì, all'inizio sì. Vedi, parlando di hype, che Croton dice, Ecco, io lo puntavo metto. Molina, bene, ma sinceramente mi aspettavo qualcosina in più. Di... Molina, considerando i giocatori che hanno almeno 30 presenze, quindi comunque con titolarità praticamente fissa, è il quinto per rendimento ed è quello che comunque ha fatto più presenze in assoluto tra i migliori difensori. Gol, credo abbia 7 gol e 2 assist, ragazzi, più di così. Cioè, io difficile aspettarsi di più, sincero. Poi ha avuto qualche momento un pochettino, soprattutto a inizio stagione dopo essere partito fortissimo. Però, ragazzi, Molina ha fatto una stagione, sinceramente, si può dire poco, eh. Allora, è vero che sul discorso di Molina, dunque,
Lyon, Molina, quanti 4 all'inizio prendeva? Ma già detto, ci sono stati dei Vabbè, momenti in l'abbiamo cui... detto, momento all'inizio, però poi Sì. ragazzi ha avuto un esploit incredibile, da metà dell'andata più o meno in poi è stato incredibile. Quindi, cioè, diciamo che è una... poi, ripeto, i numeri finali parlano da soli, parliamo di un rendimento altissimo, altissimo. Voglio vedere qua come... Ah no, qua ti mette male. No, no, ti mette male. Meglio così. Che non volevo mettere... Vabbè, allora facciamo così. Vedete, si è abituati alle medie che aveva Gosens l'anno scorso, che erano una roba fuori da ogni logica. Quest'anno diciamo che sono stati più aderenti a quello che ci si può aspettare da un difensore. È vero. Quindi comunque tra i due è passato Molina e poi bello scontro tra difensori centrali, Koulibaly e Bremer. È passato Bremer, chi l'avrebbe detto all'inizio di questa stagione? Che un tot, anche se Koulibaly non era più il Koulibaly che ci aveva abituato a quel 6,5-7, quest'anno ha fatto comunque una buona stagione. E ovvio che Bremer quest'anno è stato clamoroso. Eh sì, Bremer, vedi anche lì, poi rendimento alla mano, Bremer ce l'ha più basso di Molina, ma siamo lì. Cioè, siamo lì, sono quelli, cioè, Però, secondo beh, me... secondo me Molina l'hai pagato di più di Bremer. Probabile, molto probabile, anzi Voglio sicuro. chiedere anche in chat Sì, quanto avete sicuro. pagato Bremer Molina aveva... o quanto è stato pagato Molina e quanto è stato pagato Bremer. Bremer aveva delle buone sensazioni, ma è arrivato a fare qualcosa di Di fenomenale perché clamoroso. lui è un fenomeno. Quindi nulla lasciato a caso. Molina già... Mi ricordo che l'anno prima Molina, che era quello che non conosceva nessuno, perché c'era quello che adesso gioca nel Monza, che era il Molina da prendere. L'anno scorso costava 2 Molina, prezzo base. Adesso insomma, giocatore che vuole mezza Serie A. È vero. Allora, Lion dice: allora, io su Bremer ci ho puntato già con Mazzarri. Ok, quindi che l'ha lanciato Mazzarri praticamente. Pagato 30 euro adesso, nemmeno per 100 lo darei. Perché vai, giochi con i soldi Fate reali? cash, questo è Ah, pesante, eh? Cioè questo è bello. un amico che lavora su questa minza. Può essere clamorose Lì rischia di certe finire la mano situazioni. in faccia se si Vedi? fa. Vedi? Aiuto! Cioè, no, no, stima, eh? Grande stima perché diventa Si ancora rovina più. un'amicizia, ragazzi. Eh? Sì, è pericoloso. Veramente Vedi, Slepa pericoloso. 19, Bremer 2, ad Sì. esempio. Ah sì, è normale, cioè ci sta. Crotone, Molina ha pagato 46 su 1000, quindi è come se fosse 23 su Come ho 500. detto, c'era un E quanto bell'hype è su pagato, quanto è Molina. stato pagato Bremer? Crotone da te? Da noi Molina è stato pagato 40 su 800. Gliel'avevo tirato io perché lo volevo anch'io, però una certa, ovviamente, ogni giocatore ha un prezzo. Assolutamente, quindi abbiamo un po' queste semifinali con sì, hype per la Coppa America titolare. Comunque, sicuramente non capita tutti i giorni di avere un titolare dell'Argentina in una squadra come l'Udinese, che comunque è una squadra che giocava anche un calcio di, perché con Cioffi è sicuramente migliorata l'Udinese. Cioè, nettamente a livello realizzativo, se voi vedete l'Udinese di Gotti e l'Udinese di Cioffi, stiamo parlando di due squadre completamente diverse, soprattutto a livello realizzativo. E soprattutto uno come Molina ne ha beneficiato, gli esterni ne hanno beneficiato. Guardate anche De Lufeo che stagione ha fatto. Soprattutto nella seconda parte. Capito? Strano che tra l'altro se ne sia voluto andare. Si vede che c'è qualche divergenza, qualche... No, Ma comunque da quel che mi hanno detto, bella perché... vetrina comunque. No, no, da quel che mi hanno detto, perché ho chiesto a Udine, fondamentalmente il Verona, che è la squadra che gli ha offerto 2 anni, è il doppio dello stipendio. L'Udinese ne ha offerto uno. Quindi andrà a Verona. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Inizierà il valzer delle panchine adesso, Adesso che vediamo un po'. inizia L'anno scorso sempre ne prima del erano periodo di cambiate riposo. tantissimo, eh. Vedi. Qualcosa cambierà, eh. Vedi, Bremer è stato pagato 6, capito? Quindi, cioè, è normale. Un Bremer l'hai pagato come un low cost, Molina l'hai pagato come un semi-top. Sì, poi hanno reso quasi allo stesso modo, infatti sono
Sul primo ballottaggio, sinceramente, ho pochi dubbi anche per la memoria storica di come è andata la stagione di Milan-Juve. Sul secondo, invece, sono molto curioso. Su Hernández Cuadrado è passato Hernández, anche Avevo in pochi maniera dubbi. netta. Esatto. E su Molina Bremer è passato Bremer, anche qui in maniera netta. Forse proprio per questo discorso che abbiamo appena terminato relativamente all'aspettativa e alla resa, perché l'aspettativa su Molina era più alta di base. E quindi magari, ecco, sì, è ovvio che se l'hai pagato abbastanza, però ha fatto 7 gol se non sbaglio, giusto Molina? Molina ha fatto 7 gol e 2 assist, ho guardato adesso. Magari sotto il profilo assist poteva fare decisamente meglio, perché un esterno che fa 2 assist è un po' pochino. Però se ti mette Però sempre 7 sette gol, gol, diciamo che li compensa ampiamente. al Cagliari ha segnato all'andata e al ritorno, Sì, ha giusto fatto anche un per... gran gol, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, è quello lì in contropiede a pallonetto da centrocampo, era, no? Sì, ma anche all'andata Cagliari aveva fatto un bellissimo gol, eh. Fuori subito dopo, ribattuta, l'incrocio, vabbè. Vabbè. Quindi la finale sarebbe Hernández-Bremer. Ok, che se ci pensi non c'è... Non... Secondo me ha vinto Bremer. Bremer era troppo. Voglio sapere Io dove l'ha anche fatto. parlando di fantacalcio con le persone, anche quelli fuori dalla mia lega, tutti esaltati per Bremer. C'è proprio ha avuto proprio c'è proprio stato l'effetto Bremer, quindi secondo me ha vinto Bremer. Ripeto, io non li ho guardati, sono sincero. Ricorda giustamente Lyon, Bremer ha avuto avversari come Immobile e Vlahovic annullati completamente, ma non solo loro, eh. Vlahovic l'ha annullato sia la Fiorentina che la Juve, Sì. Lautaro Martinez, Belotti, Sì, Scamacca, forse non mi ricordo contro, forse Osimhen era riuscito a segnare contro, ha fatto gol, però non è che ha stato però ha così fatto solo tanto. quello, ecco, Sì, ma mi ha fatto pare che ha un gol preso di testa, aveva 2 o 3 fatto. insufficienze. Adesso fammi vedere se ce l'ho. Allora, aspetta un attimo, voglio prendere il Una mio file delle percentuale statistiche. di rendimento veramente incredibile. Apri e chiudo, ti avevo chiesto anche una cosa. Te la ricordo in diretta. Sulle Me lo ricordo. statistiche. Sulle statistiche. Sai che non mi ricordo. Lo vedi qua sotto il file? Sì. Ok, ricordati questa cosa. Ok? Ah, sì. Ti ricordi che mi dovevi dire qualcosa? Te Sì, ma l'avevo guarda. mandato. Sì, ma ok, adesso mi ricordo. Sì, ma fidati Ok. che non solo io, ma anche quella persona siamo veramente così. Quindi ti farò sapere. Sono 3. Ha preso 3 insufficienze in una stagione, Bremer. Difensore centrale del Toro. Tanta roba. Capito? E quindi sveliamo che ha vinto Bremer. Ha vinto Bremer con... Guarda, tra tutti tra Instagram, Twitter e Telegram siamo proprio 51-49. Però ci sta, cioè nel senso che alla fine aspettarsi addirittura una vittoria schiacciante mi sembrava troppo, Che però Giordano Bruno. complimenti. Sì, che poi è stato lo stesso rendimento, stavo guardando, che ha avuto Pablo Mari però in mezza stagione. Pablo Mari da quando è arrivato all'Udinese è stato un piccolo Bremer, anche Sì, lui, bello. Anche lui è. clamoroso, Sì. clamoroso. Poi mi ricordo Anche. che tu ne avevi parlato anche col giornalista dell'Udinese, un impatto veramente clamoroso. E infatti, vedi, Crodo dice: Bremer ha avuto in osa l'anno passato e mannaggia, a me non l'ho riconfermato. Vabbè. Chi hai confermato? Vogliamo sapere a questo punto chi è Se avete le confermato. riconferme non lo rivedi più. Eh sì, perché chi ce l'ha mica se lo porta via. Mica lo dà. Andiamo un po' alla categoria... No, prima voglio andare alla categoria sorprese. Ok? Categoria sorprese, i primi erano Bellanova, Lovato, li abbiamo messi ovviamente anche in ordine di squadre perché giustamente se passano i nomi che avevamo fatto, avevamo deciso un po'... Con i nostri sostenitori, a proposito, oggi vedo che non c'è ancora
nessun abbonamento. Ricordo, ragazzi, punto esclamativo Prime, punto esclamativo Sub, e avrete la possibilità non solo di essere inseriti all'interno del nostro canale Telegram destinato ai sostenitori e quindi prepararvi al meglio in diretta, in diretto contatto con la redazione di tutto Fantacalcio, ma anche la possibilità di fare il Fantacalcio con noi della redazione nella modalità scontri diretti, che quest'anno cambieremo da modalità Magic Punti. Poi magari possiamo anche prevedere una classifica con i Magic Punti, ma soprattutto con gli scontri diretti, perché è quello, secondo me, la linfa del Fantacalcio. Anche da questo punto di vista sono gli scontri diretti. Stiamo già lavorando. Ci stiamo già lavorando da E questo punto quanto di mi fa vista. lavorare, Luca? Una vittima di questo, di questa tirannia. No, scherzo, dai. Ah, Meno fammi male. pure la risata finta abbiamo. Abbiamo tutto, abbiamo tutto, abbiamo tutto. Vedi, unico riconfermato. Vedi, paradossalmente era più difficile riconfermare Perisic che Bremer. Lo sai? Beh, non lo so, perché comunque aveva Di Marco all'inizio che non è che era molto grande. Poi vabbè, Perisic ti ha fatto la stagione incredibile e l'anno prossimo non ce l'avrai più. Vediamo Lyon se sarà. Quindi tra Bellanova e Lovato è passato nettamente Bellanova. Vabbè, ci sta, dai. Abbiamo messo Udoge e Pablo Mari, perché comunque, come hai ricordato giustamente tu, anche Pablo Mari ha avuto sicuramente un impatto importante, ma Udoge, ragazzi, era sicuramente un giocatore che difficile, ditemi se qualcuno l'ha preso ad agosto. Io, come ho detto più volte, è un mio grosso rammarico, perché a parte che comunque potevo metterlo a M, l'avrei dovuto mettere al posto di Kessié, e non è semplice togliere uno Kessié per mettere Udoge. Però era un giocatore che mi aveva stuzzicato, perché aveva tre ruoli: aveva esterno, difensore sinistro, ma aveva anche M. E al mantra l'M è un ruolo importante, e trovare un giocatore M che ti porta bonus è tanta roba. Eh sì. Quindi era questa la cosa interessante di Udoge come prima vista della lista. Però chi avevo come esterno fondamentalmente? Avevo un Perisic, avevo Di Lorenzo, avevo Atebur. Quindi comunque è un M, avevo che sì. Quindi non lo reputavo così importante da poter prendere, tra virgolette, anche in un mercato me ne sono completamente dimenticato. Perché purtroppo, ragazzi, l'età avanza inesorabile e quindi mi ero dimenticato di prenderlo, anche se era segnato, fondamentalmente. Da me un pazzo l'ha pagato 99 euro d'oggi. Lo voleva? Io lo volevo, ma era troppo. A 20 mi sono fermato. Cioè, è tosta questa, perché comunque, scusa, quanto vai a spendere per farti una squadra? Lion. Dipende quanto vuoi, perché è cash, quindi vai Ma quindi come qual è il giocare a primo, poker scusa, qual è invece il che primo investisco i premio? soldi. Quanto è il primo premio? Laia, a questo punto ci hai messo la pulce nell'orecchio. Probabilmente metti che metteranno 500 euro a testa, anche se sono i Eh no, nostri. ma non lo sai. No, infatti Avete un budget oppure mediamente. ognuno può mettere quello che vuole? Credo sia la seconda, se no non avrebbe senso giocare a soldi, ma varrebbe mettere la quota e giocare a crediti. Quindi credo che sia senza budget, a logica. Poi adesso ci risponderà. Perché se no, metti crediti. Aspetta però, 99 Udoge vuol dire che parla coi morti. Aspetta però, non l'ha presa ad agosto 99 euro, l'ha presa a febbraio quando era titolare. Sigurd Larsson ormai era fuori rosa e si vedeva i primi segni di Udoge. Anche da noi, quando è stato preso, è stato pagato tanto, è stato pagato Comunque, forse 30. 99 Udoge vuol dire che parla con i morti, sono d'accordo. Hasta settembre addirittura. Ah, Ah, settembre l'ha no, pagato aspetta. 90. Credo che sia 900 all'asta, cioè riferito al messaggio di prima. Non Sì, credo ma abbia. Vabbè, aspetta, a settembre Udoge l'ha pagato 99 euro? Questa è la domanda. Non sarebbe. penso. Perché se ha fatto così, vuol No, no, dire dice sì. che. Vabbè, Cioè, aiuto. lui a settembre ha messo 99 euro su Udoge. Su una riserva sconosciuta.
Grazie. Questa Vabbè, nel senso che cioè, se fai follie del genere poi molte altre volte paghi caro, cioè nel senso è alla lunga difficile che poi ti paghi sempre. O veramente parli con i morti e allora hai la comunque palla di posso vetro. dire, ragazzi, che 900 euro per fare un fantacalcio è una cifra folle. Tanta stima. Vabbè, a Fanta 12, tra l'altro. Ah, scusa, quanto è il primo premio? Me la svegli questa curiosità. Quanto ha vinto il Dipende, primo? ma dipende, cioè dipende quanti soldi spendono per l'asta. Uno può spendere anche 20, cioè può anche spendere 40 euro, come può spenderne 900. Dipende poi facendo Sì, una somma. però perdonami, se si arriva a 99 a prendere Udoge. Andranno a budget max. Scusa, immobile quanto è stato pagato? Perdonami, quanto è stato pagato immobile? 300 euro? Manco lo titolo pagherebbe così tanto. Cioè, io sono veramente allibito. Posso dire. Però lui ha il fantacalcio, mi ricordo, Lion. Tu hai il fantacalcio manageriale, giusto? Vincono in base a quanto si spende. Io ho speso 300 e abbiamo le riconferme. Ah, ok. Della serie, non è che uno spende 200 euro e poi vince 5.000 euro. Se invece uno ha speso 900 euro, È una versione molto spinta. è un lavoro. È un lavoro, ragazzi. È un lavoro. Sono assolutamente. Ci vuole. È un lavoro per tenerle in piedi. Però. Applausi, applausi veramente. Andiamo avanti sul discorso quindi delle sorprese. È ovvio che tra Bellanova e Udoge ha vinto Udoge. E tra Calulo e Bastoni invece. Allora, se ragioniamo in ottica low cost, dovrebbe vincere Calulu. Poi rendimento, cioè Calulu ha giocato solamente le ultime partite, l'ultima parte di campionato, Bastoni l'ha giocato tutto, però se partiamo dall'aspettativa su Bastoni all'inizio, aspettativa su Calulu all'inizio, un po' per il discorso fatto prima con Bremer e Molina, dovrebbe stravincere Calulu. E ha vinto Calulo, non ha stravinto, però siamo intorno a 55-45. Perché probabilmente Bastoni, tra l'altro, l'hai anche pagato. Perché comunque era uno dei Quello, difensori centrali quello. dell'Inter. Magari era il meno dei tre a livello di appetibilità, perché avevi comunque Skriniar e De Vrij, che non ti aspettavi magari un'annata del genere. È vero che De Vrij sicuramente ha fatto un anno horribilus da quel punto di vista. Però non pensavi così male, male. Sì, male. Tra l'altro, in una squadra che comunque è stata fino all'ultima giornata in lotta per vincere il campionato. Assolutamente. E la finale, quindi Udoge Calulu. Avrà vinto Doge. Anche prima avevamo scritto Udoge. Sì, ha vinto Udoge. Ha vinto col. Siamo intorno al 65-35. Facendo una somma tra i vari social. Vabbè, ma ci sta. Alla fine sono tutti e due giocatori usciti totalmente dal nulla e che hanno tutti e due fatto un grande campionato. Soprattutto una grande seconda parte, perché Doge giocava sempre all'inizio, prendeva sempre 6-6-6-6-6, Calulu non giocava proprio e poi sono esplosi entrambi. È vero, è verissimo. Invece sulla categoria flop, e qui andiamo un po' alle note dolenti. Perché se tu vedi questi difensori flop, allora tu i vari Gosens su tutti, secondo me. Così, non so che non io so chi ha vinto, però secondo me a prescindere Gosens su tutti, perché tra tutti questi è sicuramente il giocatore che è stato pagato di più, ma anche in maniera netta. Sì, dai, Gosens era un toppissimo ed è stato un floppissimo, cioè non è che dici ha fatto qualcosina, però ha fatto proprio niente. E quindi sì, per me proprio non c'è dubbio in assoluto su questa sfida. Diciamo che da questo punto di vista, ecco, a me quello che mi ha stupito nelle votazioni è stato il fatto che Alexandro sia stato più votato di Mancini. Io avrei messo nettamente Mancini, anche perché io l'ho avuto Mancini, ed è stato veramente un flop assurdo. Cioè, Mancini tu l'hai pagato di più di Alexandro. Sai che su questo siamo in disaccordo, a me Mancini non piace.
Io non lo comprerei dai Mancini. E prenderesti più Alexandro? Io sì, sinceramente. Mamma. Cioè, Mancini proprio mi fa veramente paura avere una mia Fantarosa. Però l'anno scorso aveva gli stessi numeri di Bremer, eh? Sì, ma Cioè, quest'anno erano i due che potevano esplodere, fondamentalmente. difensore un po' diverso però rispetto a Bremer, cioè No, vabbè, certo, però a però dico livello fantacalcistico. relativamente al tipo di giocatore poi potevi aspettarti più da dico cioè nel senso da Bremer di quest'anno che a Mancini l'anno scorso un rendimento anche più alto, perché Mancini lo compensava con i gol. Bremer i gol erano una parte del suo rendimento perché poi ne hanno fatti neanche tantissimi. Diciamo che io, per me Alexander è proprio io ho smesso di metterlo, tra virgolette, come, a parte che non l'ho mai avuto, ti dirò di più, non l'ho mai avuto. Un giocatore che a me proprio non piace. Sarà che io sono stato terzino sinistro a livello amatoriale e lui è proprio uno che non mi piace assolutamente come terzino sinistro. Quindi questo per me è, invece vabbè, tra Acerbi e Milenkovic. Effettivamente Acerbi, al di là di tutte le vicissitudini, forse da Milenkovic effettivamente ci si poteva aspettare un po' di più. Anche perché la Fiorentina non è che sia andata male, anzi, ha ritrovato l'Europa dopo anni. Da lui magari ci si aspettava, soprattutto a livello realizzativo, magari. Quanti gol ha fatto Milenkovic? Ce l'hai davanti. Uno, sì. Sì, ce l'avevo Milenkovic comunque è un Milenkovic. giocatore che quei 3-4 gol li faceva a stagione. Ne ha fatto uno alla prima giornata, basta. Sì, alla prima. E si è fermato lì, Ed è fondamentalmente. un altro dei miei flop che ho preso, che mi ha fatto arrivare ultimo. Li ho presi col lanternino quest'anno. Mancini è una mina vagante, bene, sì, ma quest'anno, vedi, uno come Mancini, il prossimo anno, se lo prendi, non lo paghi tanto. Perché comunque, soprattutto, ha preso tante, tante ammonizioni. Tantissime. E comunque anche quando ti prendeva quel 6, c'era sempre il 6 meno 0,5. Che comunque ti rompe le scatole. Che comunque ti rompe le scatole. Effettivamente Milenkovic quest'anno è un po' sottotono. Ma sì, anche perché comunque, ecco, vedi, era, come ti posso dire, un giocatore magari da cui non ti aspetti più niente, che però magari lo paghi 2-3 e ti trovi un titolare che magari il prossimo anno fa meglio. Perché comunque questo è il costo, non puoi pagarlo 15. Perché poi non ti devi lamentare se rifloppa, fondamentalmente. Lo Zar ci dice: "Ciao zio Luke, hanno detto che in estate tutti i cani tanto a Fantacalcio hanno un calo drastico". Beh, perché comunque ci sono persone come Antonio che durante l'estate tendono ad andare in letargo e sino a che non trovano uno come me che li bussa e gli dice: "Vieni a parlare di fantacalcio appena abbiamo finito il campionato". No, è ovvio che l'interesse, tra virgolette, è un po' più basso perché uno, ed è un errore, ma non perché va controcorrente rispetto a quello che facciamo, perché una buona strategia è quella di avere comunque una preparazione continua, senza stress, ma incominciare a capire, come ho detto prima, gli errori fatti nella scorsa stagione e mai come in questo periodo puoi analizzare per bene la stagione appena passata per poi prepararti al meglio alla nuova stagione. La maggior parte probabilmente cosa succede? Che finito il campionato non si informa più e poi a fine luglio, inizio agosto fa lo studio matto disperatissimo, un po' quello che succedeva a scuola, Anto, quando, non studi quando sapevi che le interrogazioni, almeno ai miei tempi era così, sapevi, cioè, alcuni avevano le interrogazioni programmate, magari non toccavi il libro per un mese e poi ti dovevi fare l'after a recuperare i vari capitoli perché avevi l'interrogazione magari dopo 4-5 giorni. E le Anche preparazioni cosiddette a sputo. Posso dire? ai miei tempi era così, eh. Però per una giusta preparazione tu devi seguire bene tutto l'anno. Anche perché poi fai meno fatica. Cioè il fatto di seguire le squadre, le analisi, le prime amichevoli, come giocano, quali possono essere le varie opzioni, ti
ti prepari in maniera più tranquilla rispetto a fare lo studio a matte disperatissimo. Bisogna No, ma chiaramente. sono, sono, come si dice, tra neanche punti di vista, sono quello che uno si sente di fare, cioè alla fine fantacalcio è una roba che sembra leggera, ma che poi se sei appassionato, come lo sono tutti quelli che ci seguono, come noi stessi, mentalmente ti logora, quindi alcuni non ne hanno mai abbastanza, alcuni vogliono un attimino prendersi No, ma ci le sta, punte di cioè, pausa, ci ma quello fa sta, parte della personalità di ognuno, non è. Ci sta assolutamente, però noi, in quanto sito di Fantacalcio, canale di Fantacalcio, giustamente facciamo le analisi. Lo Zar, ti ho mandato il link del nostro sito, che è tutto fantacalcio.it, e giustamente, ripeto, in questi momenti che devi capire esattamente dove vuoi andare. Comunque, Poi adesso si andando un po'. parla in modo leggero, un po' a Ma sì, cazzeggio, ma sì, così, senza senza dover fare tranquillità. chissà che cosa, capire un po' quello che è stato pagato, quello che è stata la rendita e, come si può dire, commenti di fine stagione, riflessioni di fine stagione. D'altronde è un lab, noi l'abbiamo chiamato lab perché è un laboratorio. Laboratorio, vai ad approfondire determinati argomenti. Quando lo fai in pieno campionato, dove hai mille notizie, dove devi scrivere la formazione, dove comunque devi decidere nel giro di pochi giorni e magari da una settimana all'altra ci sono dei rendimenti che possono variare. Qui invece hai comunque una statistica di tutta la stagione e vai ad analizzare nel dettaglio, quello che è successo e capisci. Cioè sì, capire gli errori è una legge di vita. Chi non sbaglia vuol dire che non osa. E se non osi, non cresci. Quindi gli errori ti aiutano a crescere. In questo caso parliamo di un gioco, ma tutti i giochi devi avere un minimo di strategia. Anche al gioco dell'oca devi avere un minimo di strategia. Come lanciare i dadi, fondamentalmente. Chiusa questa parentesi sul gioco dell'oca. Ghostess, ovviamente, ecco, vedi. Questo è capitato proprio come sorteggio, però io Ghostess Devrait non li avrei messi uno contro l'altro al primo turno, perché secondo me sono i due flop. Cioè, togli Ghostess, chi avresti pagato di più tra Devrait, Atebur, Mele, Acerbi, Milenkovic, Sandro e Mancini? La vita deverai. Eh Capito? sì, è Quindi andata così. questo Tanto secondo è. me avrebbe comunque vinto Gosens. Poi magari verrò sorpreso da questo esito. Diciamo che Gosens in questo tabellone era come Nadal nel tabellone del Roland Garros 10 anni fa, Poi che potevi incontrarlo all'inizio, alla fine, ma non ti perdevi sempre. ti dirò, Mele comunque è uno che ha fatto un ottimo europeo e sicuramente non è stato pagato tanto, ma sicuramente più di quello che ci si aspettava, magari. E lui è stato veramente, lui proprio non si Sì, è per il adattato. Anche giocatore europeo perché in nazionale ha sempre segnato, invece sì. all'Atalanta. È veramente strano come cosa. E infatti quello è stato un flop, anche difficile da spiegare, perché comunque poi il calcio di Gasperini è offensivo, ti lascia anche spazi di puntare. È strano come cosa, però effettivamente spesso gli veniva preferito pure Pezzella, quindi è stato un grosso flop anche lui. Ovvio, su dimensioni minori. È vero, è ovvio che allora tra Gosens e Mele è passato Gosens, e invece tra Alexandro e Milenkovic, visto che tu non sai ovviamente com'è andata. Secondo me Milenkovic. Non credo che Alessandro avesse tutto questo interesse. Invece. Dice Mele uno dei miei sbagli, dice Croton, e invece è passato Milenkovic. No, scusa, Alexandro, scusa. È passato Alexandro e anche con 55-45. Vedi, Io quindi e era. qui proprio mi sono stupito ancora di più. Ha detto, ma scusa, ma Perché alla fine è terzino scherziamo? della Juve, forse per questo, cioè titolare della Juve, quindi per questo. Ma io non lo so. Io ripeto, non mi stupisco da questo punto di vista. Boh.
Non lo so, magari sono io che lo sottovaluto, non ho idea. Vabbè, i Però. numeri no, ma credo qualsiasi Juventino non ce l'abbia molto a cuore Alessandro, perché a parte il primo anno il rendimento è stato abbastanza negativo e verrà sostituito l'anno prossimo, senz'altro. E la finale tra Gosens e Alexandro. Vabbè, dai, c'è stato un percentuali bulgare. Allora, ti dico, veramente di un. Cioè, ho dovuto fare proprio la conta dei voti. Siamo Addirittura. Incredibile. intorno al 51-49. Infatti, io sono rimasto.